Ciao e benvenuti alle mie pillole di Pilates. In questo video andiamo a vedere il principio del bacino neutro. Sdraiati, gambe parallele tra di loro, piegate, suola dei piedi appoggiati alla terra alla larghezza delle anche oppure anche con le gambe tese. Metto i due palmi della mano sulle due creste iliache e con la punta delle dita raggiungo l'osso del pube. Immagino che questi tre punti formino un piano tra di loro e vado a mettere questo piano parallelo al pavimento. Questo è il bacino neutro, di cui sentiamo parlare tanto nel Pilates, ossia rispetto alla curva naturale che ho a livello lombare e vado a calcolare il bacino neutro in riferimento alle tre ossa anteriori, le due creste iliache e l'osso del pube. E andiamo a giocare con il bacino. Vediamo che movimenti possiamo fare rispetto a quello che è un bacino neutro, ossia andiamo in anteroversione e in retroversione. Muovo le creste iliache su e in avanti verso l'osso del pube, inarcando la zona lombare, poi vado al contrario e spingo completamente la zona lombare al pavimento, quindi l'osso del pube viene verso la cassa toracica e la mia schiena diventa completamente piatta al pavimento. E ripeto, vado in anteroversione del bacino, ossia stacco la zona lombare inarcandola e sento l'osso del pube più basso rispetto alle due creste iliache. Poi vado al contrario, il piano delle mani cambia, l'osso pubico è più alto delle due creste iliache e la zona lombare è completamente allungata al pavimento. Questa è la retroversione del bacino. Gioco ancora con anteroversione e retroversione del bacino e vado a fare man mano il movimento sempre più piccolo attorno al bacino neutro. Ripetiamo, il bacino neutro lo vediamo dalle tre ossa sul davanti, in quanto la curva a livello lombare può variare anche in base a quanto i glutei siano più o meno sviluppati, oltre che c'è una componente individuale naturale di curvatura a livello lombare della schiena che è personale. Passo dal bacino neutro e prendo consapevolezza che i muscoli flessori dell'anca sono rilassati, la cassa toracica è ferma, gli addominali attivi. In anteroversione invece aumento la lordosi, mentre in retroversione la diminuisco e passo sempre consapevolmente attraverso un bacino neutro. Aggiungiamo quindi la respirazione, quella intercostale tipica del Pilates, e inspiriamo nell'andare in anteroversione e espiriamo, buttiamo fuori l'aria nella retroversione. Inspiro nell'inarcare aumentando la lordosi e butto fuori l'aria nell'andare completamente con la zona lombare al pavimento. Inarco senza aprire troppo comunque la cassa toracica, fuori appiattisco completamente la schiena senza coinvolgere le spalle e continuo ascoltando i muscoli flessori ed estensori dell'anca che si attivano per mandare il bacino in anteroversione e retroversione mentre sono rilassati quando il bacino è neutro. Se ho dubbi sul mio allineamento devo vedere e sentire che le due creste iliache e l'osso del pube stiano esattamente sullo stesso piano. Questo piano, se sono sdraiata, è parallela al pavimento. Se sono prona a pancia in giù posso sentire tutte le tre ossa che appoggiano sul pavimento e automaticamente so di avere il bacino neutro, mentre se sono in piedi devo avere questo piano immaginario perpendicolare al pavimento. Grazie per aver seguito anche questo video. Ciao!